Ciao a tutti, mi chiamo Federica, ho 15 anni e tra 4 giorni partirò per fare un trimestre estivo in Nuova Zelanda. Infatti ci sono tutte le valigie qua dietro, ma vabbè. Il perché ho deciso di andare nel paese delle pecore? Allora, ho vinto una borsa di studio per fare un trimestre nei paesi extraeuropei, quindi dovevo scegliere un paese fuori dall'Europa dove passare 3 mesi. E volevo visitare un posto che comunque sapevo che non avrei avuto l'occasione di rivisitare, qualcosa di unico e completamente diverso dall'Italia. E quindi ho pensato alla Nuova Zelanda. Partirò con la A-Study, un'agenzia con cui finora mi sono trovata molto bene. Ho già tutti i dettagli ovviamente del volo, della famiglia e della scuola. Infatti frequenterò la Mount Ruskill Grammar School, una scuola molto buona dove è frequentata da tantissimi studenti internazionali e anche studenti del luogo. E la scuola, come in tutte le scuole della Nuova Zelanda, sono obbligatori le uniformi, che sono queste. La famiglia è molto molto carina, infatti è formata da 4 persone che sarebbero una madre, un padre, un figlio di soli 2 anni che farà 3 anni poco dopo il mio arrivo e una figlia invece di 20 anni che però non abita più in casa. Mi sono già messa in contatto con la madre che si è dimostrata molto disponibile e carinissima. La cosa che mi spaventa di più è il volo, in quanto arriverò 2 giorni dopo e quindi sarà veramente lungo e stancante, però sono emozionatissima all'idea di partire e quindi penso che alla fine passerà veloce. Partirò il 18 luglio presto, dopo pranzo, da Catania, arriverò a Milano, poi Milano Dubai, Dubai Melbourne e Melbourne Auckland. Un'altra motivazione per la quale ho deciso di partire in Nuova Zelanda è perché è un posto veramente diverso dall'Italia, alle stesse dimensioni, però ha completamente tantissime cose diverse. Per esempio ci sono 10 ore di fuso orario, qui è estate e lì è inverno, infatti dovrò dire ciao a questo bellissimo sole che c'è davanti a me, però vabbè, alla fine so che mi divertirò tantissimo e che sarà un'esperienza fantastica. E niente, ora devo andare a fare la valigia perché ho tutte le cose in giro per casa e mancano solo 4 giorni, e quindi ora vi lascio e ci vediamo al prossimo video.